amici della Bilancia, benvenuti su Cartomantic. Stiamo per vedere con il Grand Tableau come andrà il vostro mese di settembre. Come sempre partiamo guardando quali sono le energie al momento, quindi anche possibili influssi che vengono dal passato che hanno contribuito a farvi sentire come state o a farvi percepire la vostra situazione come la state percependo in questo momento. Come sempre andiamo a prendere una carta dal nostro oracolo delle risposte. Secondo le regole, potreste sentirvi in questo momento un po' troppo vincolati da regole, scadenze, incombenze che man si sposano con un vostro invece desiderio di vivere le cose in modo un po' più libero, però in ogni caso avete sicuramente in questo mese qualcosa che richiede la vostra particolare attenzione, a dei legami imposti, insomma qualcosa che vi fa sentire un po' in un recinto o dipendente dalle decisioni di altri. Vediamo di che cosa si tratta, soprattutto se è una cosa che riuscirete poi a stemperare in questo mese di settembre. Vediamo con i simboli, anche qua prendiamo una carta per vedere con quale immagine ci aiutano ad approfondire questa prima energia che siamo andati a prendere. Vediamo qua che cosa abbiamo. Siamo in attesa qui, starete in attesa, quindi c'è qualcosa per cui aspettate da altri. Per ora io vedo soprattutto prove che o state per fare o avete appena compiuto e siete in attesa di sapere che cosa risulterà. Però naturalmente, essendo queste energie generali, potrebbe anche parlarci di situazioni sentimentali che dipendono dalla decisione di qualcuno, o speriamo invece che per cui avete avanzato delle richieste o siete proprio in attesa quindi di capire come andrà, seguendo le regole, ma magari che le regole non possano essere anche vostre, perché no? Allora, qua abbiamo... le cose stanno andando un po' a rilento, qua abbiamo un po' la procrastinazione, il rimandare o le cose che vanno un po' per il lungo. Quando anche non fosse un vostro atteggiamento, magari avete rimandato qualche cosa, adesso siete un po' alla rincorsa del risultato o dell'arrivare a fare le cose per tempo. Andiamo a guardare con un arcano maggiore quale altro tassello per vedere queste energie. Il Papa, qua io penso che potrebbe trattarsi soprattutto di decisioni importanti, quindi siete come disposti anche ad attendere, perché quello che volete è una risposta chiara, definitiva, autorevole, quindi uscire un po' da questa situazione di dubbio. Così come prima lettura vi vedo soprattutto concentrati su questioni di risposte di lavoro o risposte anche di studio, esiti di qualcosa, quindi anche eventualmente giudizi, pertanto situazioni magari legali o comunque giuridiche che implicano appunto un pronunciarsi, che sia quello per cui state proprio aspettando anche magari tempi tecnici, per cui è stato anche rimandato magari la soluzione, siete un po' in attesa. Per le situazioni sentimentali adesso naturalmente andremo a vedere il tutto, però sembra anche qua che stiate aspettando che le cose si sistemino. Sembra che voi abbiate fatto ciò che si poteva fare, adesso aspettate come un responso da un'altra persona, quindi magari avete chiesto appunto di una maggiore regolarità nelle frequentazioni o una visione più chiara del rapporto che avete con qualcuno che non necessariamente deve essere il vostro partner, e state aspettando di vedere come va. No, c'è questa cosa del sospeso e del rimandare e di aspettare le regole, che in ultima analisi potrebbe parlarmi del fatto che magari siete stati bloccati da qualcuno, però non sono vere carte di blocco. Vedo più carte di come se stesse aspettando un pronunciamento più chiaro da parte di qualcuno che evidentemente per voi è molto importante, e quindi anche per le situazioni sentimentali aspettare che, chissà, magari proprio questo secondo le regole, se si tratta di qualcuno di impegnato che decida di impegnarsi poi invece solo con voi, o qualcuno che invece ve la fa un po' pesare, che finalmente si decida a dare un tratto un po' più regolare a una relazione o a una frequentazione, quindi farla diventare una relazione in questo caso.
Allora, andiamo adesso a vedere questo taglio che è sempre molto importante, quindi come sapete è l'anima un po' del Gran Tableau e di tutte le stese comunque, le normali, ma qua in modo particolare ci colloca un po'. Effettivamente qua avete delle aspettative alte, dei sogni, delle speranze che al taglio, grazie al cielo, non risultano più bloccate, ma appaiono con questa carta dei pesci che sembrano proprio volerci dire che finalmente qua qualcosa si muove. Quindi è un'attesa quella che abbiamo visto nello studio delle energie che sembra trovare finalmente una fine. E in questo mese di settembre adesso vedremo, comunque spero in tutti i campi, spero comunque che questo continui a rappresentare un miglioramento costante in questo mese. Ricordo anche che questa, essendo la carta focus, la carta tematica della liquidità e dei soldi, quindi non soltanto delle energie, potrebbe anche voler dire che finalmente vi arrivano dei soldi per i quali state aspettando. Però, come sapete, per questo fa fede poi il Gran Tableau, perché nel taglio andiamo giusto a vedere qual è il significato generale, quindi interpretiamo quei pesci come in realtà un flusso di energie che ricomincia ad andare nella direzione giusta. Siete parecchio appesantiti, quindi quella carta proprio che abbiamo visto del secondo le regole, siete veramente stanchi, probabilmente le cose stanno andando in una buona direzione, ma voi invece avete la convinzione che non andranno avanti mai. Questa è proprio un'energia molto pesante quella che avete lì. Ne approfitto per ricordare, come sto facendo anche per gli altri segni, per coloro che fossero qui per la prima volta o magari da poco e quindi non hanno sentito tutte le volte che lo ripeto, a costo di essere noiosissima, che nelle stese mie, chiunque voi siate, siete rappresentati da questa graziosa cartina della consultante, della dama, per convenzione, proprio per non dover continuamente andare a dire lui o lei. Quindi chiunque voi siate, siete là, anche se siete questo gentiluomo, perché questo gentiluomo invece rappresenta la persona di vostro interesse romantico, o comunque si spera che lo sia. Anche se i ruoli nella vita reale sono invertiti o anche se si tratta di relazioni tra persone dello stesso sesso. Allora, adesso che le ho stese tutte, come sempre, chi mi conosce questo lo sa, do una controllata che si veda tutto yes, e questo è già un risultatone, quindi siamo pronti a leggere questo Gran Tableau e quindi si parte, vediamo come questo mese di settembre. Beh, allora, come vi dicevo, qui ci sono carte di grande trasformazione, soprattutto di ottime novità in amore, ma soprattutto quel cuore ci parla anche di tutto quello che, a cui teniamo, quello che ci sta a cuore, perlomeno quando iniziamo a inquadrare il Gran Tableau. Voglia di rinnovamento, voglia soprattutto di andare avanti, ma quindi di far fluire queste benedette energie. Ma abbiamo in uno dei quattro angoli questa energia dei topi che ci fa proprio, vi colloca come persone un po' in ansia perché le cose potrebbero andare a rilento o soprattutto sono andate a rilento fino adesso. E vi pesa moltissimo perché siete soprattutto appesantiti dalla mancanza di possibilità di interfacciarvi con chi vi deve dare le risposte. Quindi qui c'è stata una chiusura, o comunque chiusura se parliamo di sentimenti, se parliamo di altri ambiti tipo il lavoro, potrebbe essere proprio la chiusura dell'azienda per cui lavorate o per la quale sperate di avere, dalla quale sperate di avere una risposta positiva, o della persona di riferimento. Quindi c'è stata una sospensione che per voi è stato un vero peso, tant'è vero che vediamo che sotto avete tanto desiderio che qualcosa si muova, le cose diciamo sono promettenti, guardate all'indietro con questa anche un certo ottimismo, ma che è proprio accanto a voi, a questa croce che ci parla. Oh, di questa necessità dove non potete fare nulla per cambiare le cose, di attendere, di attendere, di attendere. E anche sul futuro, vi devo dire che non è che le cose siano
ai vostri occhi, poi andiamo a vedere le varie letture messe così bene. È un momento in cui vi sentite proprio appesantiti, temete che questo sblocco non arrivi mai, sentite che le cose stanno andando troppo a rilento e quindi, nonostante guardando all'indietro ragionevolmente non possiate rimproverarvi nulla, vi state chiedendo perché le cose non si sbloccano. Allora andiamo a vedere soprattutto che cosa avete sotto, come vi dicevo, quindi la vostra parte emozionale, perché invece per quanto riguarda la parte superiore, quindi la parte razionale, come dico sempre, non vuol dire che in questo mese non usate la testa, ma che la vostra parte emozionale ha un po' il sopravvento, sta aspettando delle risposte. Sia per quanto riguarda il lavoro, perché vediamo qua la parte, diciamo, più la carta, quella proprio preposta a parlarci di lavoro, abbiamo però anche qualcuno che secondo voi deve decidere che cosa fare con la vostra vita sentimentale, perciò vi disturba che sia un po' delegata ad altre la decisione di come starete voi e siete in attesa di queste notizie che insomma fanno un po' magari fatica ad arrivare. Nel complesso siete anche qui, anche la vostra posizione come casa ci dice che siete veramente un po' confusi, nel senso niente va male, ma non c'è neanche niente che va bene, quindi state veramente aspettando. Fortunatamente la vostra condizione sta per migliorare, quindi stanno arrivando delle notizie, notizie molto attese e per le quali voi veramente avete bisogno di sentirvi rincuorati. Ci sarà un po' un'altalenanza, nel senso che le notizie arrivano, però magari non saranno esattamente quelle che vi aspettavate, non vuol dire che sono cattive, ma saranno un po' diverse, quindi potrebbe esserci un rilancio, no? Quindi adesso vedremo anche questo che cosa vuol dire dal punto di vista sentimentale e del lavoro. Quindi vi troverete comunque finalmente non più senza notizie, ma con delle cose un po' da riconsiderare. Bene, allora andiamo a vedere innanzitutto, allora, per l'amore certo abbiamo per chi ha già un partner una situazione, come vi dicevo, un po' in fase di stallo, ma che può contare su dei sentimenti forti. Purtroppo qui avremo per alcuni proprio la delega a questa persona di prendere delle decisioni sostanziali. Mi riferisco in questo caso proprio vuole parlare questo gran tableau soprattutto a chi ha un legame con una persona già impegnata. Sta aspettando proprio di sapere che le cose prendono definitivamente una piega in vostro favore. Allora, diciamo che se c'è un blocco in questo momento con persone che sono impegnate, questo mese il blocco non ci sarà più. Quindi si ricomincerà o si comincerà a parlare chiaramente, quindi senza più tabù, di come stanno le cose, di quali sono i veri problemi e di come si possono affrontare. Questa è la cosa positiva, che per voi è già moltissimo, piuttosto che stare un po' nel limbo. Se è sparito qualcuno, questo mese riappare, riappare per parlare. Anche se, come potete forse vedere, chi magari ha visto, ha fatto questo con me, è un mese in cui le cose possono prendere una nuova piega, però non è il mese di risoluzione. Messa dal lato pratico, se state aspettando appunto la riapparsa di qualcuno nella vostra vita che finalmente vi parli di quali sono i veri problemi, questa persona si rifà viva, vi sblocca, insomma riprende i contatti con voi, finalmente ne parlate, però non è questo il mese in cui vengono risolti i problemi, si inizia ad affrontarli, che non è poco. Vale lo stesso naturalmente anche se avete una relazione con qualcuno di libero, anche se vi ripeto qui sembra proprio quasi prima voler parlare alle relazioni extra, no? A qualcuno di libero. Ugualmente, qui c'è, come vi dico, un grande fondamento di sentimenti, però c'è qualcosa in pausa. Magari anche questa persona vi ha bloccato, magari non è ancora vostro partner ed è sparito. Insomma, tutte queste situazioni che per ora risultano insoddisfacenti per mancanza di
di un confronto, ed è questo, come vedete, come abbiamo visto, che è ripresa. Bene, questo miglioramento c'è, si reintegra il discorso delle comunicazioni, si va più a fondo, quindi certamente anche quel Papa che c'è riuscito è come se aspettaste la parola anche un po', tanto la parola, perché se c'è un blocco anche quello vuol dire qualcosa, no? Però aspettate un po' dall'altra persona come un'espressione della sua vera opinione sulla vostra storia o possibile storia, no? Quindi in questo senso direi che le cose vanno meglio. Si ricomincia a parlare. Se non avete nessuno, perché per scelta o per circostanze, vi vedo appunto un pochino malinconici rispetto a qualcosa di bello che è successo nel passato che non è andato a buon fine, o rispetto a quando magari eravate più contenti di essere single di adesso. Insomma, c'è proprio, questo è un momento in cui non si muove nulla e questa cosa vi pesa, perché l'importante è che si muova qualche cosa, che vi dà fastidio è la mancanza di azione, no? Quindi magari non avete all'orizzonte nessuno che veramente vi possa interessare. Bene, anche qui sappiate che si sta proprio un po' sbloccando la situazione, quindi non dico che in questo mese fate centro, quindi trovate subito una persona che vi piace, vi affascina, vi convince, si propone e vi mettete insieme, però qua ci sono proprio nuove possibilità all'orizzonte per far nascere qualcosa di nuovo. Vi consiglio, ecco, questo se ve la sentite evidentemente, uscite un po' di più, perché queste sono proprio carte di qualcuno che esce solo se preso e tirato fuori per la collottola. Ecco, ovviamente avrete i vostri motivi, però qui chiaramente vi dice che è il caso magari di mettervi, di esporvi un po' di più. Potrebbe anche in questo caso, con le nuove relazioni, arrivare qualcuno di un po' ambiguo, molto affascinante, ma magari poi scoprire che ha già un qualcosa in ballo con qualcun altro. Per questo mese la cosa non mi sembra che vi rappresenti dei grossi problemi, perché come vi dico, siete ancora in fase di studio, quindi avanti il nuovo, però prima di rammaricarsi perché ci sono dei blocchi, insomma, sarà un po' prematuro e soprattutto sentirete che potete ancora dire la vostra, no? Quindi che non è detto che sia una persona che definitivamente deve stare con qualcun altro. Sentite di poter esercitare il vostro fascino e di correggere il tiro prima di andarvi a mettere in una relazione. Scusate. Allora, per quanto riguarda invece il discorso lavoro, che abbiamo visto che è qui, diciamo che qua ci sono proprio speranze di miglioramento anche di contratti, di avanzamento, di trasferimento, di miglioramento delle finanze. Sì, è vero, è tutto fermo. In realtà, fermo fermissimo non è. Qui sono in arrivo delle notizie riguardo soprattutto in questo caso o accordi da siglare o contratti che da tempo determinato diventino indeterminati. Qui c'è anche un'ottima possibilità di miglioramento economico, però attenzione, anche le finanze mi vengono molto legate al lavoro, dovrete, ma lo farete, valutare molto molto bene i pro e i contro, soprattutto davanti a proposte che sembrano da sogno, no? Adesso senza esagerare, però se siete in un momento di un po' di pena perché non si muove niente, non arrivano risposte, non arrivano proposte e vi arrivano delle proposte invece interessanti, adesso non dico di buttarle via, però ne arriveranno di particolarmente interessanti, mettiamola così, e senza voler rovinare la festa, qua è proprio un invito a andare a dissipare la nebbia. Potrebbero esserci degli aspetti che non sono trattati o non vi verranno considerati. Ecco, l'ottimismo è una bella cosa, però chiedete, non date per scontato che siccome certe cose non vengono dette, allora saranno sicuramente come volete voi. È molto importante che andiate a fare domande prima di iniziare per non restare magari poi delusi più avanti. Quindi questo secondo le regole, in questo caso usatelo voi, altrimenti c'è un po' il rischio di sentirsi dire fra un po', e beh, ma non ce l'hai chiesto, no? Quindi fatevi mettere soprattutto tutto nero su bianco, è molto 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 importante. Tutto ciò che vi lascia indecisi, perché non è stato detto, fatelo dire, chiedete, perché spontaneamente non vi arriva nulla.
di decisivo. Allora, sono favorite, come vi dicevo, le situazioni quelle appunto dove bisogna mettere un punto, dove bisogna finire di vivere nell'incertezza. Sono favoriti anche i reintegri nel posto di lavoro, se è questo che sperate. Anche qua mi raccomando, prima di saltare, fatelo dalla contentezza, però ricordatevi di non tralasciare dettagli, è molto molto importante. Tutto ciò che in questa settimana, in questo mese, magari la settimana, andrà poi a buon fine, ha bisogno del vostro intervento, di esprimere le vostre preoccupazioni e ha bisogno di essere un po' spinto in modo che poi porti a una vera crescita. Questo vale un po' per tutto, quindi anche per il discorso che abbiamo fatto prima, sentimentale, no? Avete un grande potere di muovere queste cose una volta che effettivamente avete la possibilità di farlo, quindi se vi richiameranno per un lavoro, se vi chiameranno, se avete lasciato magari un curriculum da qualche parte e state aspettando una risposta, state magari un pochino più voi sul pezzo, quindi se per caso aspettate una raccomandata, aspettate una notizia via posta, fate sempre in modo di controllare, di chiedere, di esserci anche in questo senso, è importante perché altrimenti non succede, però c'è il rischio, lo vediamo che no, i termini con le secondo le regole vadano un po' persi. È una cosa che a voi pesa, questo l'abbiamo capito, però ne vale davvero la pena perché le risposte qui non tardano ad arrivare. Non andiamo male per quanto riguarda la liquidità in ogni caso, quindi diciamo le cose rimangono come sono, con una piccola tendenza al miglioramento. Piccola perché? Perché qui sembra che, insomma, siate, certo, state risparmiando, però purtroppo sono arrivate anche delle spese impreviste, o forse qui c'è anche purtroppo qualcuno che ve ne deve dei soldi e che fino alla fine del mese non ve li darà, quindi diciamo che rimane più o meno tutto fermo. Alla fine del mese le cose vanno meglio, se poi si combina con il lavoro, allora lo capiamo anche perché, no? C'è proprio una maggiore disponibilità. Se anche rimangono uguali, sapete in futuro di poter contare su qualcosa di più e quindi finiscono un pochino le rinunce. E la situazione difatti delle finanze in generale, come vediamo qua, avete lasciato un po' tutto secondo le regole, un po' tutto con quei quattro di spade fermo in attesa di miglioramenti di lavoro, ma anche un po' in attesa perché non avete tanta voglia, non avete avuto tanta voglia magari di, adesso spero non di divertirvi, però insomma non eravate proprio in uno spirito al mille per mille come siete voi. Quindi qua tra reintegri o nuovi lavori e situazioni che entro fine mese vanno risolvendosi, le finanze finalmente ritrovano la quadra proprio, insomma, ritrovate il vostro tran tran, quindi anche in questo senso direi che possiamo stare un po' più tranquilli. Per quanto riguarda il discorso che io guardo sempre, le situazioni familiari migliorano. Se avete qualche appunto cosa in sospeso, tipo magari non ci si parla con qualcuno ed è rimasto qualcosa nell'aria, qui abbiamo veramente la possibilità di chiarire parlando. Si presenteranno occasioni anche magari conviviali dove avrete la possibilità di chiarire ciò che è rimasto in sospeso, quindi almeno per quanto riguarda la famiglia e gli amici, qui siete messi bene, direi, anzi, che soprattutto sono legami su cui vi appoggerete, magari anche senza parlare necessariamente di tutti i fatti vostri, però sentite che questa è una parte importante della vostra vita in questo momento, no? Quindi oltretutto, quindi se li privilegiate, le cose vanno bene, riuscite a chiarire eventuali irrisolti, direi che è proprio un momento particolarmente favorevole. Per tutti coloro che non sanno, sono rimasti un po' per aria invece con un discorso di casa, nel senso proprio di casa, qua arrivano le chiavi di casa letteralmente, per un
diciamo, qualcosa, un'occasione di cui saprete approfittare. Non è soltanto l'occasione di trovare la casa. Potreste, per esempio, sentire che mentre state cercando una casa fatta così e cosà, proprio qualcuno che conoscete sta vendendo casa. O se state cercando un affitto, qualcuno che conoscete sta cercando qualcuno che subentri nel suo contratto d'affitto. Quindi è un mese, diciamo, che se non è, non ci parla di mutui accordati o di prestiti accordati, perché questo Grand Tableau non ne parla, però ci parla di questo genere di buone possibilità, di queste opportunità che in un certo senso vanno a colmare un po' il gap, nel senso che se qualcuno che conoscete che vende casa c'è un margine di trattativa anche ampio, direi, se subentrate a un affitto anche qui c'è la possibilità comunque di avvicinare la richiesta alle vostre possibilità, quindi è un mese in questo senso fortunato per questo. E per quanto riguarda gli studi, che guardo sempre, qua, quello che vi do per certo sono i risultati ufficiali, quindi se quel Papa a quello si riferiva, state ben tranquilli, qua i risultati ci sono. Potrebbe esserci un discorso di insicurezza per alcuni che magari stanno pensando di andare a studiare fuori sede. Qua sì, vale il discorso del cercare casa, vale tutto il resto, però ci sono anche altri componenti. Potreste avere qualche dubbio se dovete dividere la casa, dividere la stanza, dividere insomma il luogo in cui andare con qualcuno che vi lascia un po' perplesso, diciamo, magari qualcuno che conoscete poco, però l'occasione è ghiotta, quindi state valutando, valuterete certamente l'occasione ghiotta, lo dico, quindi se magari siete un po' bloccati dall'incognita di chi potrebbe dividere con voi un lungo tratto della vostra vita, io una chance gliela darei. Qui ovviamente molto saggiamente, ma in modo abbastanza scontato, suggerisce di frequentare meglio questa persona prima di decidere, però qui ci arrivate anche da soli, quindi glielo lasciamo dire, diciamo di sì, grazie, lo sapevamo. Allora, per un discorso qua di invece ammissione, test di ammissione, vanno bene, ma qua c'è un ritardo nella comunicazione dell'esito, quindi non andatemi in palla per favore, cioè, capisco perfettamente perché altrimenti uno si organizza diversamente. Stessa cosa per graduatorie, se sono test appunto per entrare a svolgere un lavoro che lo richiede. Qui c'è un bel ritardo, qua potremmo arrivare agli ultimi 5-6 giorni del mese prima di sapere come va. Come va? Direi che va bene, purtroppo fino all'ultimo non lo sapete, quindi qua il problema vostro sarà anche come valutare possibili alternative, perché finché non avete la certezza che sarete presi da una parte o dall'altra, vi muovete un pochino, camminate un po' sulle uova. Quello che qua è messo in evidenza è che potrete scegliere ciò che più vi piace, quindi se per voi l'esito di questo esame, di questo test, per chi è interessato a questo discorso, è per voi importante per andare a fare quello in cui veramente credete, arriva tardi ma arriva bello, quindi vale l'attesa, no? Se invece state valutando tra più possibilità, sappiate che anche qui arriveranno tardi i risultati, ma avrete la possibilità comunque di scegliere tra due cose e da quello che vedo, insomma, qui le energie ci parlano di una scelta fatta con il cuore, no? Quindi sono in arrivo novità riguardo a quello, come dicevo, che più vi piace, che più vi tiene soddisfatti mentre lo fate. Quindi anche per gli studi direi che al limite c'è da preoccuparsi per questa attesa che vi dà fastidio, questo continuo rimandare e non poter fare più niente, che è un po' il clima di questo Grand Tableau, per far avanzare le cose. Sarete in attesa, però come vedete un po' in tutti i settori l'attesa viene poi soddisfatta, ricompensata e avrete anche la possibilità di scegliere, di discutere, di fare e insomma di prendere la strada che vorrete. Allora, anche per voi amici della bilancia, direi che questo Grand Tableau finisce qui per il mese di settembre, quindi abbiamo visto più o meno come andrà, quindi se vi è piaciuto mi raccomando mettete il like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, io come sempre vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi ringrazio, vi auguro uno splendido mese di settembre e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao!